Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al taglio. Grande parata di Oblak. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Paillet cerca il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Matuidi. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Inventa nello spazio. Bell'intervento difensivo. Douglas Costa non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Cerca lo spunto. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Christian Eriksen. Buon lancio. C'è la palla lunga in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Christian Eriksen prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. E no, niente, è finito in fuorigioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Decide di sfruttare la fascia. Kagawa alza la palla in profondità verso un compagno. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Pallone lungo in verticale. Aurier la gioca a sinistra. Pericolo in area. Cerca l'uomo là davanti. Douglas Costa. Lungo passaggio in avanti. Si libera la grande. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E qui ovviamente c'è spazio per gli specialisti. Possono provare la battuta diretta. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Costa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La gioca sulla destra. Se ne va. Un'altra azione in copertura. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Paillet. E ora deve concludere. Icardi. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Thank you.
Si riparte per il secondo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Douglas Costa prova la giocata nello spoli. Bella parata! Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Spazza via senza fronzoli. Da lì può segnare. Conclusione. C'è la palla lunga in avanti. Buona opportunità per Icardi. Riceve un pallone interessante. Fallo, calcio di punizione. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Questa è una buona opportunità per il pareggio. Vediamo se sceglierà una conclusione. Payet ha provato di potenza. Moussa Sissoko. Matuidi. Costa. Moussa Sissoko. Pronto al tiro. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Moussa Sissoko. Passaggio sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ha spazio sulla fascia. Mette la palla dentro. Libera Tempo Costa. Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Si verifica dunque una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. Buona opportunità per Gabriel. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Khedira. Pallone lungo, in verticale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ennesima palla recuperata. Matuidi. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Può segnare. Numero 2 ha tagliato la difesa. Peccato poi per la conclusione. Si sono fatti largo per vie centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile. Lungo passaggio in avanti. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Provano a partire in velocità. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Sissoko. Origi. Son Heung-min. Niang ha una buona opportunità.
riesce ad intercettare. Douglas Costa, scodella in avanti. Grande prova di forza. Pallone filtrante a superare la difesa. Può colpire. È un grande riflesso qui. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Lungo passaggio in avanti. Sissoko. Splendida reazione del portiere. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. C'è la palla lunga in avanti. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Occasione per Orichi. Grande intervento, vale come un gol. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ecco un'occasione di contropiede. Payet. La gioca all'indietro. Icardi. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Tocco morbido. Niente di fatto, azione interrotta. Tevez. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Kouyaté. Matuidi. La mette sulla sinistra. Payet. Questi sono gli ultimi minuti di gioco, non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. L'appoggio sulla fascia, palla di nuovo verso il centro. Non c'è più tempo, finisce qui. C'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta, ma soprattutto se gli attaccanti non la mettono è difficile vincere le gare. Bisognerà lavorarci su. Il gol subito nel primo tempo li ha condizionati negativamente e non sono mai riusciti a rientrare davvero in partita. La nostra telecronaca termina qui. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.